Io devo ringraziare tutti i miei cittadini, i portesi, perché in effetti hanno recepito tutte le misure di sicurezza e si comportano bene. E quindi già questo per me è una grande conquista, perché solo così riusciamo a contenere il contagio. Attualmente noi adesso abbiamo due contagiati, un ragazzo giovane che in ospedale ce la farà, avevo il suo cellulare, l'ho sentito in ospedale a pronto soccorso, quindi so che insomma riusciva a parlare abbastanza bene, quindi ce la farà. E poi una donna invece anziana con delle patologie, questa è sicuramente più a rischio. Il problema poi che ci siamo fatti è che abbiamo delle persone che sono in disagio economico e che però tanti, proprio perché si vergognano, non ce lo vengono a segnalare. Allora ci siamo inventati così questo luogo dietro comune, quindi riparato, di se tu puoi metti, se non puoi prendi. E abbiamo fatto una prima spesa e in secondo tempo però i cittadini, dove abbiamo messo avvisi per tutta porta, hanno recepito e tutti i giorni c'è qualcuno che porta qualcosa. E quindi anche questo senso di solidarietà tra i portesi è veramente per noi molto importante. È un modo anche per riscoprire la bontà dei cittadini, che in tempi normali non, assolutamente non la percepisci, ma nel momento di difficoltà i portesi reagiscono. E quindi io non posso che dire un grande grazie a tutti loro che ci supportano e aiutano chi è in difficoltà. Questa è stata la nostra iniziativa di pensare a mettere a disposizione a chi non può, che possa avere la possibilità di prendere dei generi alimentari. E siamo molto orgogliosi perché sicuramente siamo stati i primi a farlo. L'abbiamo copiato da Napoli, tanto per dire. Però ci rende partecipi con i nostri cittadini in difficoltà, perché sanno che possono venire qua e prendere quello di cui hanno bisogno. È molto importante che ci siano dei cittadini che sono solidali e che ogni giorno comunque io arrivo e trovo dei prodotti nuovi, perché il messaggio è passato, che chi può viene qua e mette, e chi non può altrettanto ha capito questo messaggio, probabilmente vengono un po' più di sera, un po' più di notte, perché credo anche che loro possano sentirsi a disagio. E quindi qua c'è un po' di tutto, perché ci sono latte, scatolame, biscotti, pasta, patate. Questa cesta era piena, in un attimo è stata praticamente preso tutto. E quindi poi c'è del caffè, lo zucchero, insomma i beni di prima necessità. Qualche uova di Pasqua, ne ho ancora altri, ma quella è la sensibilità femminile di una donna, aver pensato al bambino e mettere qui anche le uova di Pasqua per chi ovviamente non l'avrebbe avuta. Tutto ciò continuerà fin quando non ci sarà finalmente di nuovo la possibilità di lavorare, quindi anche di percepire uno stipendio, e chi è in difficoltà va sempre aiutato. Appunto, adesso abbiamo fatto anche una cassa in comune, quindi man mano che c'è bisogno andiamo a reperire altri generi, e in questo modo secondo me il fatto di essere solidali e di aiutare chi è in difficoltà, per noi, oltre che essere importante, è veramente una gioia pensare che chi non può ha la possibilità comunque di mangiare.